8 gennaio 1642. Muore Galileo Galilei. Scopritore della legge della caduta dei gravi, nel 1609 Galilei perfeziona il telescopio e grazie a tale strumento avvia una stagione di grandi scoperte astronomiche. L'esistenza di rilievi lunari, la natura stellare della Via Lattea, i satelliti di Giove. Seguono nello stesso anno le osservazioni delle fasi di Venere e delle macchie solari. Sostenitore della teoria copernicana del moto terrestre, Galilei viene condannato dall'Inquisizione e costretto ad abiurare. La Chiesa lo riabilita soltanto nel 1992. Cercatori di tutto il mondo lavorano alla stessa maniera, o meglio, utilizzano lo stesso metodo. Quando indagano su un fenomeno, prima di tutto lo osservano per riuscire a descriverlo. Si scambiano pareri e informazioni, elaborano teorie, immaginano delle ipotesi, delle possibilità capaci di spiegare quello che hanno osservato. Infine, provano e riprovano, cioè fanno degli esperimenti per vedere se le loro teorie sono esatte o no. Questo modo di lavorare è appunto il metodo sperimentale, il metodo galileiano. Ma cos'è in definitiva questo metodo sperimentale e come è nato? Per capirlo, dobbiamo tornare indietro di qualche secolo, ai tempi di Galileo Galilei. A Padova, tra la fine del Cinquecento e i primi del Seicento, presso l'Università degli Studi, il giovane Galileo insegnava matematica. Inizialmente si interessò di geometria e in particolare di quelle figure che descrivono il movimento dei corpi. Oggi noi possiamo studiare tali figure e addirittura renderle visibili concretamente utilizzando i computers. A quel tempo gli strumenti disponibili erano assai limitati. Eppure gli studi geometrici galileiani conservano tutt'oggi il loro valore. Il metodo sperimentale si perfezionò a poco proprio per l'interesse di Galileo verso il movimento dei corpi. Queste sue indagini, infatti, non erano mai astratte, svolte solo sui libri, ma si univano sempre a osservazioni e soprattutto a prove concrete per confrontare continuamente la teoria e la pratica. L'esempio più conosciuto è quello del pendolo. Si dice che fin da giovane, a Pisa, la città dove era nato, Galileo fosse rimasto colpito dalla regolarità delle oscillazioni di un lampadario appeso nel Duomo. Le sue osservazioni gli permisero di definire le leggi dell'isocronismo del pendolo, cioè quella proprietà delle oscillazioni che ebbe poi varie applicazioni pratiche, come l'utilizzazione del pendolo per gli orologi. Fu sempre il metodo sperimentale che risolse il dibattito teorico nato attorno alla caduta verticale dei corpi. Le opinioni erano confuse e contrastanti. Galileo, anche in questo caso, scelse la strada dell'esperimento. La tradizione vuole che egli sia salito sulla torre di Pisa con due pesi di ugual forma, ma di materiale diverso. Fatti cadere, giunsero a terra assieme, dimostrando giusta la convinzione di Galileo, secondo cui tutti i corpi hanno la medesima velocità di caduta. Lo stesso ingegno sperimentale si manifestò nello studio del moto lungo piani inclinati. Quello che interessa, insomma, è la prova dei fatti. I nostri ragionamenti, diceva Galileo, non devono riguardare il mondo di carta dei libri, ma il mondo concreto delle cose. Naturalmente questo non significa che si debba trascurare la teoria per occuparsi solo della pratica. I due aspetti, la riflessione teorica e l'esperimento pratico, vanno integrati, per così dire, incastrati insieme. Da una parte, affermava Galileo, dobbiamo utilizzare i sensi che ci permettono osservazioni concrete: la vista, l'udito, il tatto, il gusto, l'odorato. Ma assieme ad essi bisogna utilizzare il cervello, o meglio il pensiero, perché è con il pensiero, con il ragionamento, che organizziamo e diamo un significato a tutte le nostre osservazioni.